Stiamo manifestando i nostri diritti appunto dal momento in cui noi non abbiamo una scuola per accogliere 6 classi e infatti facciamo i turni pomeridiani. Ciò non è assolutamente accettabile dal momento in cui andiamo all'1.30 a scuola fino alle 6.30 e per lo più noi dovremo fare anche i turni di recupero e quindi la nostra scuola durerà fino alle 8.30. Dal momento in cui in questa scuola ci sono persone che vogliono studiare, devono studiare, ragazzi di quinta che devono affrontare un esame, noi siamo contro questa organizzazione, perché noi vogliamo studiare, è il nostro diritto studiare. Un ulteriore problema non è solo quello dell'orario, ma c'è il disagio dei trasporti, dal momento in cui i pullmini si prendono il doppio per accompagnare e venire a prendere i ragazzi da scuola. Poi ci sono il problema delle pulizie, perché il servizio ATA non è in grado di pulire l'intera scuola in soli 10 minuti, perché i ragazzi escono all'1, all'1.20 e noi dobbiamo entrare a scuola all'1.30. Ok, le gite, dovremmo fare delle gite, dovremmo recuperare, ma come le facciamo se abbiamo i turni di scuola al pomeriggio? Come facciamo a studiare dal momento in cui usciamo alle 6.30 da scuola? Comunque i ragazzi dovranno studiare e il tempo non c'è perché comunque usciremo alle 8.30. Rappresento i diritti cimoscati e stiamo scioperando perché non abbiamo la succursale. I nostri genitori vanno a lavorare, quando e dove ci vengono a prendere? Dovremmo aspettare un'ora, 1.30 fuori la scuola? Secondo noi, secondo gli studenti del Giuseppe Moscati di Sant'Antimo non è stato il momento opportuno. Ok, ci sono tantissimi di problemi al momento in cui la scuola, anche se il nostro amato preside dice così, non è agibile perché ci sono tantissime cose che non funzionano, a prescindere dagli orari. Procedono da 10 anni a scuola e poi ci vengono a dire di un'ispezione territoriale. Cioè comunque il comune sa da quattro mesi, dal momento che la scuola doveva iniziare, che c'erano dei problemi e che i ragazzi dovevano fare turni pomeridiani. Secondo noi non è assolutamente opportuno perché l'ispezione territoriale doveva avvenire nel momento in cui le scuole si stanno preparando per l'apertura, non quando i ragazzi sono iniziati ad andare a scuola. Allora, rispetto al problema che ci hanno posto i ragazzi, l'unico compito che ci abbiamo è quello di compulsare al massimo cose che già abbiamo fatto in precedenza alla provincia. Come ben saprete, il proprietario, in questo caso dei locali di cui chiedono la disponibilità i ragazzi, appartiene alla provincia. Noi abbiamo sempre fatto il nostro dovere e continueremo su questa strada affinché i ragazzi possano evitare il doppio turno.